Ciao ragazzi, ciao cari amici di YouTube, oggi per la seconda puntata di Consigli su Limited, dopo avervi fatto vedere come risorsa 17 lens, vi faccio vedere Limited Grades, che secondo me è in generale proprio il più facile da consultare per quanto riguarda il Limited. Ci sono anche ragazzi in chat, non tutti lo conosceranno, quindi io adesso lo spiego sia per voi amici di YouTube che per gli altrettanto validi amici che spesso sono anche gli stessi tra l'altro del mio canale Viola, che vi invito a se volete appunto a venire a trovare. Sono in live tutti i giorni, trovate il link nelle varie descrizioni dei video. Come funziona questo sito? Quando volete chiedere, ma la carta è forte, questa carta è forte, questa carta non è forte in Limited, qui dati alla mano, perché i dati li prende la 17 lens, li prende considerando la win rate delle singole carte quando in un qualsiasi momento della partita sono state in mano, quindi non main deckate, ma quando sono state nella mano in qualsiasi momento della partita, e nello specifico parliamo di Wilds of Eldraine. Ovviamente il consiglio che io vi do è quello di andare, quando si parla di limited, di andare appunto a vedere essenzialmente le comuni e non comuni. Però facciamo prima una panoramica generale. Vediamo che questo sito è diviso per voti da A più a F e per colori. Quindi di ogni colore potete vedere le carte con la win rate più alta. Andando a fare una considerazione generale, le carte più forti in assoluto in limited di Wilds of Eldraine sono Virtue of Persistence, questa è una delle carte, cioè le tre carte più forti in assoluto sono Virtue of Persistence, il Red Cap fortissimo chiaramente, perché praticamente diventa un 5-5 minacciare che ti va a pescare due carte, e il Gruffo, o Graff, adesso credo si dica Gruffo, comunque il tripletista. Quindi queste tre carte sono le tre carte più forti del Limited in assoluto, appena sotto Lord Skitter. E queste quattro sono le uniche quattro carte che hanno una valutazione di A+, quindi dati alla mano. Questo è un sito che analizza migliaia di partite, quindi con quel database arriva a fare questo tipo di statistiche. Però, come vi dico, ovviamente ai primi posti ci saranno tutte quante le rare, tranne un'eccezione. L'unica carta che non è, l'unica carta in A che non è una rara, esatto, fra A+ e A che non è una rara, è la Imodane's Recruiter. Però andiamo ad analizzare soltanto le comuni e non comuni, in modo tale da farvi capire meglio come ha senso guardare questo tipo di statistiche, perché ha senso guardare comuni e non comuni. Quindi vediamo la comune e non comune più forte in assoluto del limite di Eldraine è questa carta qui, che è fortissima chiaramente, ma ce lo dicono, oltre il fatto che la leggiamo, ce lo dicono i dati. Cosa ci dicono i dati? Ci dicono che questa carta qua a 5 fa 2 token 2-2 con Vigilance, e a 3 dà più 1 e Hast a tutte le creature, compreso lei stessa. Questa è una carta fortissima in Boros, infatti a livello di win rate è la non comune più forte che c'è. Dopo di questa ci sono il Gingerbread Hunter, anche questa molto forte, perché a costo 3 è rimozione, e a costo 5 è una creatura 5-5, quindi che supera pure il Vaniglia Test, che in più ti fa creare un food token. Quindi a livello di win rate, questa qua anche è fortissima. Terzo posto, il Cookie. Un drop a 2 che fa un sacco di cose. Quando entra fa un food, quindi c'ha quando entra, a prescindere anche se viene rimossa, lascia un pezzo e fa una serie di cose, tra cui animare lo stesso food a costo 3 e andare a menare con un 4-4, o andare a sacrificare se stesso, magari in risposta a una rimozione, a fare 3 vite. Quindi, a prescindere dalla mia opinione, chiaramente, dati alla mano, è la terza carta più forte del Limited di Wilds of Eldraine. Terzo posto c'è la Saga Verde, che è appunto prima fase ti fa fare 2+1+1, un umano, seconda fase ti fa fare un food, dopodiché ti va a mettere un numero totale di segnalini +1+1 su una creatura che controlli sulla base di il totale, cioè tu controlli magari tra food, tu controlli un food, questo qua ti fa mettere due segnalini, quindi di base a costo 2 questa qui potenzialmente ti fa un 3-3 più un food, quindi è fortissima. Quindi, cosa capiamo da questa visualizzazione, ragazzi? Capiamo che i colori forti
sono in questo limited, poi da 17 lens si può anche vedere il verde, il rosso sono i colori più forti, il nero. I colori più forti di questo limited sono questi qua, che sono gli unici che hanno delle comuni e non comuni che sono almeno a B più, ok? E qui ci sono le due rimozioni, qui c'è la rimozione del rosso. Qui c'è la rimozione del nero che fa anche saga, rimuove una creatura da due o meno e poi fa tante altre cose. E qui poi c'è anche il rage. Di base potete anche cercare una carta nello specifico. Il consiglio che vi do, magari, se avete la possibilità di avere due schermi mentre draftate, potete anche aprirvi questa qui in un altro monitor e cercare le carte volta per volta. Di base, tutte le carte dalla C in su sono carte assolutamente giocabili. Dalla C in giù assumono più il contorno di filler. Come vedete, il blu e il bianco sono piene di carte con valutazioni basse. Perché questo limited è un po' sbilanciato, sono tre colori più forti e tre colori meno forti. Ci sono anche le multicolor, chiaramente. E come vedete, con le multicolor anche qui Boros, che è un buon archetipo, ma perché il rosso è molto forte. E c'è la Golgari e c'è la Rakdos, quindi in generale bevo bitta caro. In generale, questa è la seconda parte della Bibbia del Limited. A prescindere da qualsiasi opinione, ma Tizio ha detto che questa è scarsa, ma Caio ha detto che questa è scarsa. Questi sono dati su migliaia di partite, quindi potete stare al 100%, diciamo, sicuri che si tratta di dati certi, quindi cioè, più che altro valgono più di ogni altra opinione. Quindi ripeto, si vede quali sono le carte più forti. Quindi vi invito a guardarvele in modo tale che comunque non le fate passare. Ovviamente le rimozioni sono molto forti, le avventure a costo basso sono molto forti. Sapevamo già che le avventure erano molto forti, abbiamo la conferma. Quello che anche sappiamo è che il bianco e il blu è pieno di DF. Sono i colori che hanno più DF. Quindi fate le vostre considerazioni. Vi metterò in descrizione questo sito. Quindi abbiamo la seconda puntata sostanzialmente della Bibbia del Limited, questa volta però proprio incentrata sull'espansione Wilds of Eldraine. Ripeto, vi ho commentato le carte più forti. Le altre chiaramente le potete vedere voi stessi dal sito. Sono presenti chiaramente anche le carte legali in limited dell'espansione, della mini espansione che esce con Wilds of Eldraine. Ci sono appunto delle carte che puoi trovare nelle bustine, che però non sono carte di espansione legali standard, ma sono carte su Arena legali in Historic. Anche queste sono sicuramente gradate in questo sito. E quindi, che dirvi, ragazzi, buono studio. Mi raccomando, il limited è skill, ma è tanto studio. Quindi mi raccomando, prima di mettervi a draftare, vi consiglio di studiarvi bene le carte più forti, di studiarvi bene i colori più forti. Chiaramente i dati devono essere un supporto interpretativo, non sono da prendere come legge. Se sto draftando bianco-nero, mi capita questa, non è che smetto di draftare bianco-nero perché questa è una win rate altissima. Ovvio che in un mazzo bianco-nero, questa qui avrà uno splashato di rosso, avrà una win rate molto più bassa. Quindi prendete i dati come guida, però chiaramente mischiati con quella che è la vostra skill e la vostra consapevolezza del limited. Detto ciò, appunto, spero che questo video vi sia stato utile. Vi lascio il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima puntata di Consigli per il Limited. Ciao dal vostro Luigi Monte.